Bentornati al mondo delle cooperative Viterbesi. Questa settimana con noi il padre fondatore, nonché attuale presidente onorario della cooperativa sociale Zaffa di Viterbo. Il signor Salvatore Zaffarana è qui con noi. Benvenuto. Grazie, buonasera, buonasera. Allora, partiamo proprio dalla storia della cooperativa sociale che ha un obiettivo molto particolare perché si occupa, adesso ce lo spiegherà meglio, proprio dell'inserimento, reinserimento sociale dei detenuti. Ci racconti un po' com'è nata, in che anno, quando è nata e con quali modalità? La cooperativa sociale Zaffa nasce, diciamo, è una figlia diretta dell'associazione di volontariato penitenziario, il GAVAC, il gruppo assistenti volontari e animatori carcerari, che a Viterbo è nato nel 1975, abbastanza lontano nel tempo, con lo scopo principale di aiutare e quindi coadiuvare gli educatori della casa circondariale alla riabilitazione, fra virgolette, o perlomeno alla rieducazione o meglio ancora alla risocializzazione dei detenuti che sono i veri ristretti. Come sappiamo, i detenuti scontano una pena fondamentale per la società perché hanno fatto degli errori, ma la pena, come la stessa Costituzione dice, non è una pena punitiva, ma è una pena rieducativa. Qualche volta per mancanza economica non sempre si riesce ad avere gli effetti voluti, però bisogna Diciamo questo è il seguire vostro lo obiettivo. fa del suo meglio perché sia rieducativa. E Esatto. la cooperativa sociale Zaffa nasce proprio con questo spirito, quello cioè abbiamo capito fondamentalmente dopo tanti anni che stiamo dentro la casa circondariale a fare colloqui con i detenuti, eccetera, eccetera, che il recupero di un ragazzo, il recupero di un uomo, il recupero di un essere umano, diciamo, che ha sbagliato, avviene vero sì attraverso delle regole di restrizione, eccetera, eccetera, ma soprattutto avviene anche attraverso una rieducazione formale e attraverso il lavoro. Noi abbiamo costituito proprio questa cooperativa per fare in modo che attraverso il lavoro ogni ragazzo, ogni uomo che passa attraverso la nostra cooperativa possa avere un indice di veramente di normalità, sia per quanto concerne la onestà dei principi, sia per quanto concerne il lavoro che, come chi lo fa, capisce che è duro, ma nello stesso tempo è formativo. Certo. Mentre invece spesso da noi capitano ragazzi che purtroppo l'ambiente, la vita, la provenienza non l'ha mai messi Nelle condizioni nelle di... condizioni di dover lavorare e quindi anche di potersi confrontare onestamente. Certo. Senta, quindi voi come cooperativa Zaffa nascete nel 2003, diceva? Nel 2003, esatto, il 2002 è stato un anno di preparazione, costituire la Costituzione, fare lo statuto, eccetera, eccetera. Nel 2003, formalmente, proprio in data 31 gennaio 2003, noi con un atto di repertorio 25-11 nella raccolta 1734, Che dati che ho memoria! segnato perché non ce Che l'ho a memoria. memoria! Quindi con la costituzione dell'atto pubblico vero e proprio numero 696, noi nasciamo come cooperativa sociale di tipo B ai fini proprio di venire incontro nella risocializzazione dei detenuti. Ecco, attualmente il Quindi, consiglio ecco, direttivo è però cambiato, vero? mi veloci in questo senso, cioè il detenuto che normalmente ha qualunque titolo che ha sbagliato ed è stato condannato, è lì, come ha detto prima, per una risocializzazione. E Sì. nella fase finale della sua detenzione, nella sua condanna che ha avuto, a giudizio degli educatori che sono all'interno della casa circondariale, dice questo può anche uscire il mattino, andare a lavorare fuori e rientrare la sera in carcere. Quindi è una In questa persona, forma, diciamo, rieducata alla socialità. ed è la forma migliore per poter rieducare una persona, cioè rimetterla nel lavoro se lo faceva prima, o addirittura dargli l'esempio di come si lavora, anche se è un lavoro, Ecco, quali sono le attività fondamentali in cui impegnate questi ragazzi? l'attività fondamentale vengono inseriti, noi abbiamo avuto, ecco, faccio una piccolissima premessa, nel fare questa nostra cooperativa abbiamo avuto la fortuna di avere il sindaco di allora, il dottor Gabbianelli, che era
assegnato un appezzamento di quasi 4 ettari di terreno che sta in strada Palanzanella, via di Viterbo, terreno che ha dato alla cooperativa al fine di poter veramente costituire una base di appoggio per far lavorare questi ragazzi. Certo. Quindi noi siamo riusciti, attraverso questa lungimiranza che ha avuto questo nostro sindaco, siamo riusciti a creare lì un punto di appoggio per le coltivazioni, per esempio agricole minime di ortaggi, eccetera, e abbiamo anche fondato un allevamento cunicolo di conigli, che ancora oggi è abbastanza avanti nella produzione, nella commercializzazione, e costituiscono i due perni fondamentali di lavoro in cui vengono inseriti questi ragazzi, i quali spesso sono a zero come lavoro e che imparano a tenere le forbici per potare o certo, la zappa, imparano un mestiere. Terreno e così via, dicevo, le varie attività lavorative che ci sono in mezzo. Certo, io peraltro so che fate anche un buonissimo miele. Esatto, ecco, un'altra cosa che volevo dire è questa, non solo siamo noi come cooperativa sociale costituita e lavoriamo con la Palanzanella, ma abbiamo fin da quando siamo nati una convenzione con la Casa Circondariale di Viterbo, sì, e all'interno della quale, della Casa Circondariale di Viterbo, abbiamo costituito e realizzato due serre, ah, e un certo numero di arnie, attualmente sono circa 18 arnie, dove c'è la produzione di miele, le serre c'è la produzione di fiori vari, eccetera, e all'interno avevamo anche piantato un certo numero di piante d'olivo e c'è anche una certa raccolta di olio di olive, quindi di olio extravergine d'oliva. Quindi una produzione proprio a chilometro zero veramente? È nel senso pieno, non solo, ma è fatta anche con i nostri, con i detenuti che, mentre quelli che vengono da noi alla Palanzanella sono detenuti che sono i cosiddetti in articolo 21, cioè che possono uscire il mattino, sì, venire alla Palanzanella per fare il loro lavoro e poi tornare in carcere. Alla Palanzanella, questa, abbiamo costituito ovviamente una cucina da campo, non certo, sono tantissimi, sono sempre una media di 4 persone, e poi la sera all'orario previsto rientrano in carcere. Quelli che invece stanno all'interno della casa circondariale sono ragazzi che non sono ancora in possibilità di avere questa possibilità alternativa di uscire, che non possono uscire dal carcere, che quindi lavorano all'interno del carcere e che quindi si procede a una risocializzazione, fra virgolette, anche per quei ragazzi che sono ancora lontani dal vedere purtroppo il giorno di fine pena. Certo, o quantomeno un benché minimo spiraglio di libertà, ecco, quindi comunque in questo senso anche un incentivo, diciamo anche un sostegno anche morale per loro, no? Impegnare la mente. Guarda, io le posso dire, ho diversi anni adesso di esperienza quale volontario carcerario e quando si parla con questi detenuti la cosa più eclatante viene fuori che quando un detenuto, noi chiediamo di parlarci e poi è lui stesso che ci fa le domandine, che vuole parlare con noi, quando parla con noi lui non vede la solita faccia dell'agente penitenziario, certo, non vede la solita faccia dell'educatore, ma vede uno spiraglio di vita sociale con un signore pingo pallino che viene da fuori, ma certo, comunque lo ascolta. Certo. Il detenuto ha bisogno di parlare, perché stare in una cella di 2x3 per 8 ore, per 24 ore, per una settimana, per un mese e con la possibilità di dover uscire solo per un'ora di aria al giorno è alienante. Beh, sì. E allora la possibilità di poter lavorare è per loro è la cosa più bella che ci sia. Certo, si sfogano, si aprono, è un po' tutto, insomma. Certo, e lei rappresenta anche un po', lei come gli altri volontari rappresentate anche un po' un ponte col mondo fuori, no? Con la realtà che sta fuori. Assolutamente sì, esatto, noi siamo il collegamento di fuori, riportando anche, perché è vero, sì, all'interno del carcere c'è la televisione, c'è la possibilità di comprare il giornale, chi ha i soldini,
o di leggerla perché ci passano anche qualche giornale, ruota così, eccetera. Però questa è una cosa, altro è parlare con un altro, con un'altra, perché noi siamo un gruppo sia maschile che femminile, che fa queste attività all'interno del carcere. Un piccolo inciso, la cooperativa sociale che lavora prettamente con la campagna, come le dicevo, o nelle serre, alle due serre che abbiamo all'interno del carcere, non è la sola attività che facciamo come volontariato. Noi stiamo seguendo un gruppo di ragazzi che vanno dalla terza media fino al diploma Sì. e attualmente, alla data di oggi, già da qualche anno, non dal 2003, ma un po' più in qua come tempo, abbiamo trovato due volontari veramente preparatissimi, che stanno seguendo e hanno fatto iscrivere all'università attualmente 12 detenuti, dei quali uno si è laureato proprio la settimana scorsa e noi qui, siccome era stato trasferito, l'abbiamo potuto seguire in videoconferenza e si è laureato con 110 lode con menzione di Della tesi. pubblicazione della tesi. Mi È dico, un una traguardo che veramente soddisfazione. ci gratifica, fra Beh. virgolette, e ci fa dire non è tempo perso, anche Certo. se nessuno di noi è mai in condizione di dire quanto incide su un detenuto, quando veramente può migliorare un'altra persona, però le basi le buttiamo, insomma, ecco, questo possiamo dirlo. Senta, voi operate quindi solo su Viterbo o avete avuto anche Solo esperienze su con... solo su Viterbo, Viterbo? ai fini, diciamo, dei permessi per entrare all'interno delle case circondariali, eccetera, come volontariato, ogni casa circondariale, Roma ha i Romani con un altro gruppo che magari ha un altro nome, Sì. e Viterbo abbiamo questo CAVAT che è solo a Viterbo, Solo insomma. Viterbo. E al momento le si... L'ultima cosa, per Sì, inciso, per sì, sì. dare una presentazione globale, è che noi oltre queste due attività fondamentali, cioè interno del carcere, quindi scuola, eccetera, eccetera, e lavoro fuori la casa Sì. Sì. circondariale, abbiamo anche costituito la chiamiamo la casa accoglienza, un appartamento in via Santa Rita 1, un appartamento con tre stanze, dove ospitiamo gratuitamente, I ovviamente, familiari. sia i familiari che vengono per fare i colloqui con i Sì. detenuti e sia gli stessi detenuti che, essendo in fase finale di restrizione, hanno dei permessi cosiddetti di riambientamento alla quotidianità locale e Certo. quindi danno permessi massimo di 10 giorni ogni 3 mesi e noi li ospitiamo lì, ovviamente gratis. Certo, bellissimo, una bellissima attività, veramente lodevole. Senta, Salvatore, ma come vi trovate con le istituzioni locali? In che rapporti siete stati? Siete? Noi con le istituzioni abbiamo avuto fino adesso, diciamo, ma anche adesso devo dire, attualmente abbiamo dei rapporti ottimi, non buoni, ottimi, nel senso che ci sono sempre venuti incontro alle diverse esigenze, perché come si capisce anche la Palanzanella, anche la Serra non può essere un'imprenditoria vera e propria ed essere economicamente autosufficiente. Noi Certo. purtroppo abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano, perché quello che produciamo in fiori o quello che produciamo in insalata, io dico, per fare 700 euro di uno stipendio, troppa insalata bisogna fare, cioè Esatto. abbiamo grosse attività che ci consentono di paragonarci ad attività industriali vere e proprie, quindi abbiamo bisogno delle istituzioni. E fino all'anno scorso, devo dire, le istituzioni erano discretamente presenti, sia a livello comunale come servizi sociali, sia a livello regionale e anche a livello provinciale. Noi con la provincia di Viterbo abbiamo Sì. tuttora operativa, anche se non ci abbiamo dall'inizio dell'anno, non ci abbiamo ragazzi che lavorano lì, abbiamo una convenzione che loro prendevano tre detenuti mediamente, li inserivano nei loro gruppi di lavoro per la gestione della manutenzione delle Sì. strade e li facevano lavorare pagando ovviamente regolarmente come si paga un altro detenuto Vabbè, un'ottima collaboratore. occasione, certo, un'ottima occasione proprio per ritornare alla vita. Solo che da quest'anno cose stanno andando male, come lei capisce e come lei sa, cioè
la crisi. economico, a livello nazionale stiamo tutti tirando un po' la cinghia e Certo. quindi anche questi programmi stanno subendo delle variazioni Ripercussioni. e purtroppo delle diminuzioni notevoli. Noi, ecco, devo dire, abbiamo avuto la fortuna di trovare una fondazione di Roma che, avendo capito questo problema Sì. e avendo capito un problema discretamente grosso che c'era nella casa circondariale di Viterbo, lo sta sovvenzionando per risolverlo. Le accenno molto velocemente, e cioè noi avevamo la casa circondariale di Viterbo che ospita mediamente sulle 700-750 unità Sì, di detenuti. di detenuti, che periodicamente a giorni alternati, per non far affluire tutti nello stesso periodo, consente i colloqui con i familiari. Certo. E quando vengono i familiari, purtroppo non è che chiunque viene può entrare o il familiare o il figliolo a seconda di alcune condizioni. Sì. E chi l'accompagna spesso perché non c'è la macchina o chi viene con loro o se vengono altri bambini, eccetera, erano costretti a stazionare fuori nella macchina al freddo e al caldo, sia l'inverno Non quando vede era freddo, estate. sia l'estate quando era caldo, Certo. e in attesa che Il magari colloquio la moglie finisse. del detenuto o il figliolo del detenuto uscissero da casa, dall'interno della casa circondariale dopo aver fatto il colloquio. Sì. Quando si fa un colloquio, mediamente si perde una mattinata, perché si arriva lì intorno alle 7, 7 e mezza, si inizia intorno alle 8 e va a finire fino all'una. Fra una cosa e l'altra, stare 4 ore Controlli, in certo. una macchina è veramente alienante. Questa fondazione è venuta incontro, ovviamente con tutte le adesioni, sia della casa circondariale, sia del demanio, eccetera, eccetera, Sì. di costruire davanti al carcere, se lei adesso si fa una passeggiata e lo vuole vedere, di costruire una struttura in cui sarà un bar con possibilità di poter ospitare all'interno un certo numero di persone e quindi consumare volendo anche la solita pizzetta, eccetera, eccetera, e non stare fuori all'addiaccio, ma stare dentro una macchina, ma stare in un ambiente ristretto. E Almeno. oltre questo locale faremo un punto vendita delle cose che produciamo noi, quindi Sì. prodotto a chilometro zero, e un autolavaggio per le macchine che speriamo di avere una certa affluenza per impiegare sempre almeno 2 o 3 detenuti per il lavaggio delle macchine. Certo, è Il un costo di beh, una questa struttura è abbastanza discreto, per non dire che arriviamo a 400.000 euro, che ovviamente vanno tutte a carico di questa fondazione, perché noi, come lei certo. capisce, come cooperativa sociale non abbiamo Non una lira. potete, non avete i mezzi. La fondazione come si chiama? Arca. È la Fondazione Arca di Roma, l'Arca per la Ah. E precisione. al momento il consiglio direttivo è formato da persone anche di questa fondazione, il nuovo consiglio direttivo. Con il nuovo anno io, ecco, facevo parte, ero il presidente della cooperativa, oltre che essere presidente anche del GAVA, che è Sì. dell'associazione di volontariato, dal febbraio-marzo di quest'anno si è rinnovato il consiglio direttivo della fondazione, del GAVA, che come associazione di volontariato sono ancora io il presidente, mentre della cooperativa sociale si è rinnovato e ci sono 2 unità della cooperativa sociale, la signora Quartapelle e il signor Gino Franciotti, e 2 unità invece sono vecchi volontari nostri che operano qui a Viterbo. E questo nuovo consiglio direttivo si sta, tra virgolette, dando da fare con l'aiuto sostanzioso della fondazione, perché altrimenti non si Non ce la potrebbero realizzare fareste, quelle cose. certo. Beh, avete Speriamo di anche poter iniziare proprio l'attività con i primi del nuovo del anno. nuovo anno. Se io, ripeto, Beh, volesse farsi una passeggiata, grazie. è visibile adesso la struttura tranquillamente Sì. al di fuori dai cancelli del carcere, e che quindi è una cosa veramente molto molto bella. L'autolavaggio invece ancora non è attivo? No, ancora Ancora no. non è attivo perché siamo in fase di finitura, cioè
si doveva consegnare con la fine dell'anno, ma come avviene in questi casi, Qualcosa si qualche ritarda. pezzetto salta via, insomma. Beh, avete bei progetti, insomma, delle cose molto importanti, e soprattutto la cosa che mi ha colpito molto di questo suo racconto è il fatto che avete pensato non solo ai detenuti, che giustamente non vivono certo una vita facile, ma anche a chi gli sta accanto, ai loro familiari, alle loro famiglie, che è una cosa fondamentale, perché Vedere le poi famiglie che stazionavano in sì. macchina per 3-4 ore Beh, a freddo e a certo. caldo, guardi che era una cosa Beh, più che veramente. altro perché poi i familiari, tra virgolette, scontano pene che non sono nemmeno le loro e quindi alla fine, Purtroppo anche quello è vero, ecco, certo. quindi alla fine pensare anche a loro è una cosa molto molto importante e voi lo fate veramente bene, quindi complimenti. Allora, grazie, la ringraziamo di cuore di questo suo intervento perché l'argomento era molto delicato. Di cooperative sociali ne intervistiamo sempre, questa era un po' particolare perché comunque, beh, certo. Io mi auguro di non essere stato troppo prolisso, No, ma assolutamente, ha guardi, c'è spiegato tanto da bene. dire perché in tutta questa storia noi dobbiamo anche mettere un'altra cosa, che noi veniamo incontro a molte esigenze all'interno della casa circondariale dei Sì? detenuti, e le rubo un secondino ancora, Sì. in quanto, come sappiamo, oltre il 40% sono stranieri, quindi Esatto. abbandonati da tutti. E noi siamo quelli che, devo ringraziare l'attività, molte ditte di Viterbo che ci dà chi i jeans gratis, chi le scarpe, la ditta Vestiario, certo. molto grossa che ci ha dato 500 paia di scarpe, di quelle della ginnastica che non c'hanno ferri, non c'hanno cose, eccetera. E i pantaloni stessi, i jeans devono essere senza bottoni Eh di beh, metallo e così certo. via. E quindi veniamo incontro, perché lo straniero che viene arrestato ad agosto, purtroppo quando arriviamo a dicembre Non ha vestiti. E non c'ha la maglia per mettersi o il maglione per mettersi. soprattutto non ha né parenti né familiari Non c'ha vicino. nessuno che viene incontro, ed è un lavoro che facciamo noi, fra cooperativa e associazioni, insomma, perché siamo tutto sommato, siamo tutta un'unica organizzazione, insomma. Beh, io le rinnovo i miei complimenti. Tenete duro, insomma, perché immagino che non sarà facile portare avanti queste bellissime iniziative, perché insomma non sarà facile combattere anche, no, con la realtà poi di tutti i giorni. E le rinnovo i nostri saluti, quando vuole siamo disponibili per risentirci. E, un saluto anche da Rita Salimbeni e Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo.